E ridendo e scherzando si sono fatte le 7 ed ecco che se i pomodori industriali sono pochi e non riseminabili, i pomodori antichi sono tanti, diversi e riseminabili. E qui si respira la bellezza della biodiversità. Cosa dire della bellezza della biodiversità? Stiamo inciuciando, stiamo. Per l'inciucio. Questo qua è un Rio Grande? Sì. Però questo qui un po' di culetto lo fa. No, no, fa parecchio. Ah, lo fa parecchio? Sì. Pensavo che fosse tutto resistente. No, solo qua la pianta che ti ho fatto vedere. Ah, allora va selezionata con cura. Probabilmente anche no, perché mi hanno già stancato. Però per la salsa secondo me danno una bella polpa. Beh, io andrei con i Rosetta. Beh, con i Rosetta ci fai la creme della creme. Bravissimo. Che te devo dire. Salutiamo Elena Caci e la ringraziamo per averci donato questa varietà spettacolare. Come li vedi? Che come li vedi? Vedo in HD. È un Rosetta? Questo? No. 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 A me sembra. No. Però. Guarda qua. Cosa abbiamo scovato? Che ci sarebbe sfuggito. Ah. Vabbè, però è attaccata. Tragico. Dov'è? Eccolo qua. Ecco qua. Yes. Pomodoro rosa. Pomodoro rosa. Vediamo se becco un rosetta per flexarlo. Questo potrebbe essere un rosetta, ma non ha la sua caratteristica. Sì, un po' ce l'ha, ecco. Eccolo il rosetta, un pomodoro apparentemente qualunque, apparentemente anonimo, in realtà è un concentrato di sapore e di costellazioni organolettiche, a volte caratterizzato da queste piccole cicatrici che si manifestano attorno al picciolo. Qui già si vede meglio la caratteristica cicatricina, che qui sembra quasi una spaccatura, un rosetta caratteristico. Dov'è il rosetta archetipico? Ma io giurerei di averlo visto. Ecco, un rosetta abbastanza caratteristico, con queste piccole crepine, piccole cicatricine, ma a volte lo fa anche molto di più. Molto, molto di più. Qualcuno chiedeva un racconto delle varie varietà, poterle narrare, poterle contestualizzare, ma non sempre è immediato poterlo fare. In particolar modo in questo momento mi sa che dobbiamo quasi andare via, quindi e che dire del ciliegino di ghiaccio. E sembrano acerbi, ma sono maturi così. Secondo me abbiamo completato. Abbiamo completato? Credo di sì. Ci piace. Possiamo dire che stai diventando un po' come Franco, l'uomo che dopo aver fatto alla palestra e aver corso. Diciamo che io ero un po' come Franco. Che facevi alla palestra e poi facevi all'orto? No, io facevo solo alla palestra. Alla palestra. Poi dopo è arrivato all'orto, io ho smesso alla palestra. Adesso rifacciamo alla palestra e all'orto. Ma tu alla palestra la fai prima o dopo dell'orto? No, la faccio nei giorni alternati per non sovraccaricare. Okay, mi sembra giusto. Grazie. Grazie a te. C'è altri? Dai, per la cassetta. Stai riprendendo, non è un'ottima idea perché viene un po' mosso. Ma io scelgo la vita. Ah. Beh, dai. Possiamo ritenerci soddisfatti. Caspita. Caspitona, quanti saranno su per giù? Diciamo,
così a naso almeno 30 kg. Porca. Questa produzione deriva anche da una parziale aridocultura. Parziale? Parziale, sì. Solo parziale? Qualche goccia d'acqua io ho data. Anche le tue lacrime possiamo dire che sono... Anche il sudore. Anche il tuo sudore possiamo dire che... E possiamo considerare l'annaffiatura. Leggermente salina, come dire. E beh, apposta, così vengono già belli conditi i pomodori. Sicuramente adatti, non serve sale. Adatti al condimento dell'essere umano, la giusta salinità. Sai che ho scoperto che il sodio che sta dentro gli alimenti è più che sufficiente a noi? Certo. Quindi tutti i pizzichi di sale. E io infatti non li uso praticamente più da nessuna parte i pizzichi non di sale. Non li usi? No. A few moments later. Con questi mi sa che siamo a 40 kg. A quanti? Mancavano proprio quelli. 40. Mancavano sì. Proprio quelli. 40 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai, sono 6 cassettine, 6 per 8, ma forse sono pure 50, sai? Dovrebbero essere cassettine da 8 kg. No. Guarda, ti dirò domani quando andranno in pesa. Ci stai pensando? Assolutamente. Questa settimana sarà vagliata questa possibilità. Prendere in considerazione è meglio di non prendere in considerazione. A few moments later. Devo concludere questa gloriosa giornata di raccolta. Vogliamo concludere abbracciandoci. Belli. Sempre. Tu ti avvicinerai e ti abbracceremo e il video finirà con tanti bacetti. No, come faccio così? E come faccio? Che te frega, fai così. Tanti bacetti. Tanti bacetti. Ciaone, ci vuole sempre un ciaone. D'altronde. D'altronde. Allora io vado a staccare.